Ed eccoci qui per l'unboxing di questo lettore masterizzatore DVD-CD esterno. Andiamo subito a vederlo assieme. Packaging esterno molto minimale, vediamo una colorazione canna da zucchero, quindi una colorazione cartone con una rappresentazione grafica del prodotto nella parte superiore. Andiamo a vedere posteriormente, sono presenti le certificazioni della Comunità Europea, FCC e ROS. Bene, procediamo con l'eliminazione del cellophane trasparente che racchiude il prodotto in maniera tale da procedere immediatamente con l'unboxing e vedere cosa vi è all'interno. Bene, notiamo immediatamente come il prodotto sia custodito all'interno di una piccola custodia di trasporto. Sia presente il cavo USB Type-C to USB. Bene, adesso andiamo ad aprirlo. Ed eccoci qui. La prima cosa che andiamo a notare di questo prodotto è come sia anche un replicatore di porte, lettore SD e transflash. DC 5 volts, quindi qui abbiamo l'alimentazione, mentre qui abbiamo il cavo principale. Cavo principale USB tipo C o USB tipo 3, che però a me subito non piace, vi spiegherò immediatamente il perché, poiché il cavo non è sostituibile, bensì è saldato internamente e su questi prodotti vi è una gran fragilità del cavo. Bene, plastiche di medio-bassa qualità, non siamo davanti a un prodotto con plastiche di altissima qualità. Nella parte interiore però abbiamo i piedini che sono sempre utili perché questi lettori tendono a muoversi, in questo caso è saldo. Le USB totali sono 3, più manuale di istruzione. Bene, adesso procederò subito con il test del prodotto. Ci vedremo nella seconda parte del video a testa avvenuta. Eccoci qui, seconda parte di questo video. Ho avuto modo di provare in ambiente Apple, in ambiente Windows, il prodotto. Non ho avuto modo di testarlo sotto ambiente Linux e vi dirò subito. Allora, su ambiente Mac lavora senza grandi problemi. Basta la sola presa USB-C anche per masterizzare. Anche se ho notato un calo della tensione del prodotto perché il LED tendeva ad affievolirsi un po' troppo, quindi il cavo in dotazione con cavo slot di ricarica USB Type-C consiglio davvero di agganciarlo a un power bank in modo da dare più corrente al prodotto. Il lettore SD Compact Flash qui presente lateralmente è buono, ma può leggere un solo supporto per volta, quindi non in combo. La regione del DVD può essere scelta ma solo 4 volte. Allora, parliamone. Difetti. Allora, non mi piacciono i materiali. Il fatto che il cavo non possa essere sostituito, anche perché è un cavo scomodo ed è molto rigido. Un cavo rigido non ha una superficie siliconica, morbida, con cui possiamo giocare, anzi, l'esatto contrario. Che succede quindi? Che si può rompere e rovinare facilmente. Seconda cosa che non mi è piaciuta di questo prodotto, come sto dicendo prima, è anche il fatto che possa leggere una sola scheda per volta. Tutto sommato, però, il suo lavoro lo fa, DVD li legge, masterizza senza grandi problemi, non è velocissimo nella masterizzazione, ma è presente anche una sacca di trasporto. Normalmente avrei dato per questo prodotto una valutazione tra le 3 e le 4 stelle, più tendente a 3, ma dato il rapporto qualità-prezzo, quindi per la fascia di prezzi in cui si pone, è un prodotto da 4 stelle. Ovviamente non è un prodotto indicato per chi fa un uso intensivo di supporti ottici come DVD o CD, bensì è un prodotto per uso più saltuario, quindi non a uso altamente professionale. Spero di esservi stato utile.